Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. E come da titolo, io non ho parole. Perché non ho parole? Beh, perché dovete sapere che io nella mia vita non ho mai avuto una gioia, mai. Allora, iniziamo col dire che io oggi, che è domenica, avrei dovuto registrare due video, che sono quelli appunto del lunedì e il giovedì, perché per chi non lo sapesse, il lunedì e il giovedì alle 17 in punto sul mio canale escono dei nuovi video. Ebbene, perché sono sfigata quest'oggi? Quest'oggi io mi sono alzata con l'intenzione di accedere al mio bel computer, registrare questi due video, editarli, fare le sue miniature, eccetera, e caricarli su YouTube per tenerli pronti appunto per i giorni in cui devono uscire. E invece no, perché hanno deciso di tirarsi la corrente, quindi sono a casa senza corrente e non posso accendere il computer perché, come chi già mi segue da un po' sa, il mio computer ha la batteria rotta, quindi se non è perennemente in carica non si accende nemmeno. Quindi per cui mi ritrovo a fare questo video che spero di far uscire lunedì, perché non so adesso quando tornerà di preciso la corrente, spero entro oggi, così almeno edito questo video, ma non ne sono troppo sicura. Quindi non so nemmeno se riuscirò a farlo uscire in tempo per lunedì alle 17, cioè domani, per me. Per voi che state vedendo questo video, oggi, insomma, se è lunedì, altrimenti non ne ho idea. Comunque ragazzi, comunque, io davvero non ho parole, perché ogni volta che devo fare qualcosa io va qualcosa storto, cioè 100%. Tipo, per farvi un esempio, l'anno scorso ho deciso di andare al Comic Con e niente, il giorno che avevo prenotato il biglietto, perché poi avevo preso il biglietto per un solo giorno, dato che gli abbonamenti erano già finiti, quel giorno, insomma, non c'erano pullman, quindi... Cioè, per dirvi, no, è un attimo una cosa... Io le gioie, due rette parallele che non si incontrano mai e non ho idea di questa cosa. E niente ragazzi, quindi che dire, questo è un video troppo buchi perché solo quello possiamo fare in questo momento. Avevo intenzione di registrare un video che penso vi sarebbe piaciuto anche parecchio, perché era un video abbastanza carino, ma ho bisogno per forza del mio computer e finché non posso accendere il computer il video non lo posso registrare. Mi sembra giusto. Magari adesso che iniziano a sistemarsi le giornate vedremo un po' che cosa riusciamo a fare, perché ho vari progetti in mente, varie cose che voglio fare, quindi le farò principalmente prima o poi. Colgo l'occasione di questo video registrato alle 10:30 di domenica mattina, di Domenica delle Palme, perché non ho internet e non ho neanche corrente per fare altro, per ricordarvi anche di seguirmi su Instagram a @notairene, trovate il link qua sotto nella descrizione. Poi mi raccomando, andate a recuperare i video di Barcellona se ancora non li avete visti, perché secondo me meritano. Non sono il pieno della forma, insomma, quei video, perché comunque sono video registrati un po' a casaccio, diciamo, di tutto quello che sono riuscita a registrare e quindi poi l'ho messo insieme. Ho cercato più o meno di dargli una storia, di dargli un periodo di tempo in cui si svolgevano, però non so se ci sono riuscita proprio al 100%. Detto questo, volevo anche dirvi, per chi di voi mi segue sul canale di Gameplay, che io avevo intenzione di riniziare Gameplay, ma al momento non trovo nessun gioco che mi ispiri e che mi porti a giocarci talmente tanto da appunto poterci fare comunque dei gameplay eccetera, come è successo per Minecraft qualche anno fa e come invece è successo anche per Fortnite, anche se poi mi sono scocciata e quindi Fortnite non lo sto giocando più. Quindi niente, volevo dirvi che se nel caso trovassi qualche gioco che mi prende seriamente, magari potrei pensare di riniziare a portare delle serie sul canale di Gameplay, che ha attualmente ancora 1210 iscritti. Per il momento inoltre mi sto concentrando, come vedete, sul canale di vlog, ma ogni cosa che voglio fare ovviamente non va mai bene e quindi ci arrangiamo un po' come possiamo. Comunque sì, siamo ad aprile e io sto già a mezze maniche perché ho un caldo della Madonna. Ditemi che non sono l'unica, perché altrimenti passo per pazza. E niente, detto questo, volevo anche informarvi su come sta andando la scuola, tra virgolette. A parte il fatto che nell'ultima settimana non ho capito un cavolo, ho fatto 3 verifiche, ma credo siano andate tutte quante male. Poi vabbè, vedremo i risultati a maggio, quando torneremo dopo le feste di Pasqua. E principalmente sto uscendo tardi quasi tutti i giorni a scuola, perché il lunedì esco alle 6, il giovedì esco alle 6, il martedì esco alle 3,
E poi il mercoledì e il venerdì esco all'1:30, quindi vabbè, il mercoledì e venerdì va bene così, però gli altri giorni è davvero uno stress assurdo. E perché esco alle 6? Perché sto facendo un progetto di inglese che in realtà mi dovrebbe portare ad avere poi il B1, quindi appunto la certificazione. Inoltre dovrei fare anche la certificazione di francese, sempre B1, quindi diciamo che qualcosa lo stiamo facendo, c'è progetti che bolliscono. Oddio raga, c'ho un attimo lapsus di italiano. Comunque ci sono dei progetti in porto che prima o poi faremo. E no, principalmente non ho nient'altro da dirvi. Cioè, questo è un video un attimo sfogo, un attimo un video tappabuchi, perché cioè non è possibile che quando io devo fare qualcosa non va mai bene niente. Comunque non ho idea di che capelli ho io questa mattina, ma di solito li fono, ma sapete com'è, non c'è corrente. Ah, che gioia. Cioè, io veramente non ho parole certe volte, non so cosa dire. E beh, detto questo, che dire più? Non ho nient'altro da aggiungere, quindi niente. Spero vivamente che torni presto la corrente, perché ho bisogno della corrente per editare video e per registrarli anche. E spero che questo piccolo video tappabuchi vi sia piaciuto. Non so quanto durerà di preciso, ma sicuramente meno di 10 minuti. E niente, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, fatemi sapere se anche voi siete sfigati come me commentando qua sotto con le vostre sfighe. E niente, noi ci vediamo giovedì alle 17, se Dio vuole, con un prossimo video. Bella!